Un saluto a voi, cari frequentatori della Zona Oscura. Oggi voglio parlarvi di un caso molto datato, talmente vecchio che siamo in un periodo addirittura antecedente alla Prima Guerra Mondiale. Primi del Novecento, dunque. Uno di quei casi che mi piacciono particolarmente perché, non essendovi praticamente fotografie e immagini disponibili, ho una buona scusa per non metterle. Si tratta della tragica e triste storia dell'assassinio di Ernestina Beccaro, un caso nel quale ci sono tutti gli ingredienti per un giallo d'altri tempi, con tanto di cadavere tagliato a pezzi e rinchiuso in una valigia che, dopo essere stata nascosta agli occhi di tutti, riappare con il classico colpo di scena, anche se la magia, con questa vicenda, c'entra davvero poco. Infatti quella valigia fatta sparire nel mare di Genova riaffiorò nelle acque della città ligure nel maggio del 1903, aprendo la strada a mille illazioni e ipotesi più disparate. Regolamento di conti tra contrabbandieri, loschi affari finiti male, addirittura qualcuno che evocò Jack lo Squartatore, magari in vacanza premio. Il mistero venne però indirizzato verso una possibile soluzione da un barcaiolo, il quale si ricordò di aver portato al largo un signore dall'aspetto molto distinto, con baffi e vestito nero. Certamente non di Genova, detta sua, visto che lo aveva sentito parlare. Ebbene, questo signore, oltre a un bel paio di baffi, portava con sé anche una grossa valigia. Il barcaiolo lo ricordava bene, poiché durante il tragitto questa cadde in acqua e la cosa più strana fu che il passeggero non sembrò affatto curarsene. Il contenuto della valigia ripescata, come detto, era alquanto macabro. Un cadavere sezionato, senza viscere, con il volto orribilmente sfigurato e la testa rasata. Forse un tentativo per renderlo irriconoscibile o magari un'azione rituale. Ovviamente non poteva essere esclusa neppure la pista del maniaco. Mancavano comunque parecchie parti del corpo, forse perché la valigia era sì abbastanza grande ma non sufficientemente spaziosa per contenerle tutte. Tanto più che chi si era macchiato di quell'azione aveva inserito all'interno anche una buona quantità di naftalina, pensando forse che quel prodotto avesse l'effetto di rallentare il processo di decomposizione, anche se non se ne capirebbe il motivo a dire il vero. Magari era sua intenzione coprire l'odore proveniente dalla valigia almeno fino al momento in cui se ne fosse finalmente liberato. La polizia brancolò a lungo nel buio. Era solo a conoscenza del fatto che qualcuno, quasi certamente giunto da fuori città, avesse affittato una barca e si fosse liberato dell'ingombrante valigia. L'aspetto di quell'uomo non aveva nulla di anomalo. Si trattava di una persona comune, tanto più che a quei tempi i baffoni andavano molto di moda. Dall'analisi dei resti venne stabilito che la vittima fosse una donna, di media statura e con un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Nulla di più. I periti osservarono che l'autore del crimine dovesse avere delle nozioni di anatomia, visto il modo in cui era riuscito a disossare il cadavere. Forse un macellaio, o addirittura un medico. Il nome di quella donna uccisa e gettata in mare sarebbe rimasto anonimo per sempre se la polizia di Milano non avesse ricevuto una strana lettera anonima nella quale un inquilino del caseggiato in via Macello avvertì le forze dell'ordine che una signora era misteriosamente scomparsa. Si trattava di Ernestina Beccario, in Olivo. La donna non si vedeva da alcune settimane, mentre il marito, Alberto Olivo, a chi gli chiedeva informazioni su sua moglie, rispondeva che la donna si trovava a Biella, in Piemonte, in visita presso i genitori. La faccenda però non convinse l'autore di quella lettera, che decise di affidare i propri dubbi alla questura. Le indagini inizialmente partirono in sordina. La donna scomparsa, che come detto si chiamava Ernestina, era nata a Biella e si era sposata con Alberto Olivo, che invece era di Udine. La prima cosa che fecero gli inquirenti fu andare a controllare nella cittadina piemontese dove abitavano gli anziani genitori della signora Olivo e verificare se la figlia fosse effettivamente lì. Si trattava di due contadini che a sorpresa, ma neanche tanto, non la vedevano da quasi un anno. Ricevevano di tanto in tanto qualche lettera ed erano al corrente del fatto che la figlia sarebbe dovuta venire a trovarli in agosto. Di Ernestina, quindi, nessuna traccia. Le indagini si trasferirono dunque a Milano e Alberto Olivo fu naturalmente il primo indiziato. Venne monitorato con discrezione. La sua vita era semplice e abitudinaria. Viveva nella casa di via Macello e lavorava nella fabbrica di ceramiche Richard Ginori, in località San Cristoforo. Tutte le mattine usciva di casa e si dirigeva in azienda, dove faceva il ragioniere. Non appena staccava dal lavoro, tornava presso la sua abitazione, dopo una breve sosta per comprare pane e altri generi alimentari. Questo fino al mattino seguente, quando la sua routine si ripeteva nuovamente. Una vita da single, molto isolata e spartana. Alberto Olivo sembrava un uomo tranquillo, eppure sua moglie non era mai arrivata a Biella, dove lui continuava a dire si trovasse. Intanto la polizia continuò a raccogliere indizi e prove. Olivo era nato a Udine nel 1856 da una famiglia borghese che gli consentì di raggiungere un buon livello di istruzione, almeno per quell'epoca. Dopo aver terminato il liceo, provò ad arruolarsi nell'esercito ed entrò a far parte del genio, arma in cui rimase per oltre 3 anni.
In quel periodo venne ricoverato più volte in ospedale per delle crisi epilettiche. Olivo conosceva 3 lingue, era abilissimo in matematica e grande lettore di libri. Dopo essersi congedato dall'esercito ed avere passato un breve periodo nella natia Udine, a 33 anni si trasferì a Milano, sperando di trovare lì fortuna e successo. Ed effettivamente così fu, almeno in apparenza. Venne assunto come contabile presso la Ricciardi Nori con uno stipendio di 175 lire al mese che per quegli anni era una cifra di tutto rispetto. Nel tempo libero si dedicava alla lettura dei classici, studiava matematica e scriveva poesie. Gli inquirenti vennero a sapere che in aggiunta a questo aveva studiato anche un po' di medicina. Ovviamente non voleva dire che avesse dimestichezza con i ferri del chirurgo, però rappresentò un ulteriore elemento di dubbio. Dalla portinaia dello stabile in via Macello, gli investigatori ottennero qualche informazione su sua moglie. Era una donna arrogante, tutto l'opposto del marito, almeno a detta sua. Abitavano in quella casa da quando si erano sposati. Lei era un'ex cameriera che aveva conosciuto Alberto nella trattoria in cui l'uomo era solito cenare. Ben presto, dopo il matrimonio, tra i due le cose si erano messe male. Lei non risparmiava sceneggiate al marito che agli occhi dei vicini appariva una specie di martire. Ernestina invece era la cattiva della situazione e la sua scomparsa, pur non passando inosservata, non aveva suscitato particolari apprensioni, salvo per l'autore della lettera anonima. Secondo la portinaia, la donna era stata vista l'ultima volta il 14 e il 15 maggio e proprio in quei giorni si era confidata con lei. Si era seduta davanti a un caffè e aveva parlato di quanto fosse difficile vivere con Olivo, un uomo avaro all'inverosimile che la considerava ignorante e buona a nulla. Ernestina aveva deciso. Si sarebbe rimessa a studiare e forse avrebbe lasciato il marito. La sua scomparsa era dunque da porre in relazione ai progetti di separazione? Possibile. Ma l'atteggiamento di Olivo non trovava spiegazioni. Perché avrebbe più volte affermato che la moglie era biella, anche se ciò non corrispondeva al vero? Forse per imbarazzo o perché non aveva una scusa migliore? Fatto sta che il suo atteggiamento necessitava di approfondimenti. Olivo venne interrogato in merito alla scomparsa della moglie e offrì subito la reiterata versione di biella. Non appena il commissario gli fece presente che in quella città la signora Ernestina non era mai stata vista, l'uomo cadde dalle nuvole, fingendosi preoccupato. In questura decisero quindi di usare un vecchio trucco, che era vecchio già allora, a quanto pare. Un ispettore disse che ne era stato ritrovato il cadavere e Olivo crollò immediatamente. Dopo un ennesimo litigio, come sempre determinato da questioni di soldi, nello specifico si trattava del costo delle lezioni private che Ernestina prendeva da un insegnante in pensione, la discussione era degenerata. Olivo aveva in mano un coltello da cucina e lo stava asciugando per riporlo. Nel frattempo si era avvicinato alla porta della camera da letto e sentì che l'avversione che provava da tempo per sua moglie si era trasformata in odio profondo. Non appena Ernestina lo vide con il coltello, gli si scagliò contro furiosa e lui la colpì. La donna si accasciò subito, al primo colpo. Dopo quell'episodio, in fondo non così anomalo nella casistica dei delitti consumati tra le mura domestiche, dove un semplice coltello da cucina può trasformarsi in un micidiale strumento di morte, Olivo iniziò la seconda fase, decisamente meno rituale. Descrisse per filo e per segno di come sezionò il cadavere della moglie. Per 4 giorni, al ritorno dal lavoro e dopo aver cenato, l'uomo aveva ridotto il corpo in pezzi cercando di farne entrare la maggior parte nella valigia, in cui aveva già posto della naftalina. Per alcune parti però non vi fu spazio perché, come sostenne, Ernestina era ingrassata molto negli ultimi 2 anni. Alla fine era comunque riuscita a sbarazzarsi di ciò che rimaneva attraverso il gabinetto di casa. Nel corso della descrizione delle singole fasi di quell'allucinante processo di eliminazione del cadavere, Olivo rimase lucido e impassibile. Stessa lucidità che dimostrò nel descrivere il viaggio a Genova in terza classe e poi il percorso fino al porto con quel pesantissimo bagaglio. Inizialmente aveva pensato di disfarsene gettandolo nel naviglio, ma poi aveva scelto di andare a Genova per essere sicuro di non lasciare prove. Si era anche accanito sul volto della donna al fine di renderla irriconoscibile. Al porto aveva fatto finta di essere un viaggiatore che doveva attendere alcune ore prima di una coincidenza e si era affidato al barcaiolo per compiere un giro in mare, dopo aver contrattato sul prezzo, il che ci fa pensare che fosse davvero tirchio perché mettersi a contrattare con un cadavere in valigia non è da tutti. Con l'aria del turista si era sistemata a poppa assieme alla sua pesante valigia. Al largo, approfittando di un attimo di distrazione del barcaiolo, aveva inscenato la caduta del suo carico in acqua. Era certo di aver portato a termine il delitto perfetto, ma evidentemente non era stato così. Ritornato al molo, si era accomiatato dal barcaiolo, un po' stupito per l'atteggiamento di quello strano passeggero.
aveva quindi deciso di fermarsi in trattoria per una frittura di pesce. Dopo aver mangiato, era risalito sul treno per Milano, con calma, esattamente come un turista, e in serata era rientrato nel suo appartamento. Quasi certamente nessuno dei suoi vicini si era accorto della sua assenza. Olivo era stato molto attento a non lasciare tracce e anche quando la polizia aveva disposto un sopralluogo nell'alloggio di via Macello, non aveva trovato alcuna traccia per legare l'uomo all'omicidio di Ernestina. Sarà proprio lui a consegnare agli inquirenti il coltello usato per uccidere la moglie. Il processo iniziò il 10 giugno 1904, oltre un anno dopo l'omicidio. Olivo ripercorse le singole fasi del suo crimine senza alcun tentennamento. Freddo e cinico esattamente come si era mostrato durante la confessione precedente. La difesa tentò la carta dell'infermità mentale. Olivo era un uomo con una cultura vasta, intelligente, ma incoerente e confuso. Scriveva trattati di matematica e di fisica e poi, nella ricostruzione del suo crimine, non aveva considerato che un corpo umano in putrefazione, stipato in una valigia e buttato in mare, inevitabilmente sarebbe venuto a galla a causa della differenza di peso specifico e dei gas prodotti dal cadavere stesso. Un uomo veramente intelligente e sano di mente mai avrebbe commesso un errore simile. Questa è la prova che venne offerta alla corte a sostegno del fatto che Olivo fosse un folle e come tale dovesse essere giudicato. La proposta però non trovò d'accordo né i giudici né l'imputato, che si sentì addirittura offeso nell'onore vedendosi accomunato a un pazzo qualunque. Olivo aveva un'alta considerazione di sé, quindi ritenne inaccettabile la tesi del difensore. Ma la cosa più incredibile di questa vicenda fu la sentenza. La giuria, composta da 12 persone, non riconobbe Alberto Olivo colpevole dell'omicidio della moglie. Fu condannato ad appena 12 giorni di carcere e 125 lire di multa per occultamento di cadavere. In altre parole, la morte di Ernestina Beccaro non era stato un omicidio, ma un incidente. Quindi, non una cosa intenzionale. Il ricorso in Cassazione da parte della procura annullò però la sentenza e Olivo ritornò in carcere. Tutto da rifare. E solo qualche mese dopo, in novembre, si ritornò in aula. Tra i periti questa volta vi fu anche Cesare Lombroso, uno dei padri della moderna criminologia. Il suo parere era considerato qualcosa di più di una perizia. Il professore ripercorse la biografia dell'imputato, ponendone in rilievo le tappe più tipiche che avrebbero contribuito a strutturare una personalità caratterizzata da un'inesauribile certezza nella propria superiorità. Lombroso, pur non ipotizzando l'infermità mentale, pose in evidenza il fatto che quell'imputato era comunque affetto da alcune nevrosi, forse preludio a qualche più grave patologia psichiatrica. La giuria si chiuse in camera di consiglio per soli 18 minuti. Quando rientrò in aula così presto, tutti rimasero stupiti. E lo stupore arrivò ai massimi livelli quando i giurati confermarono la prima sentenza. Olivo era innocente, quantomeno dell'omicidio di sua moglie. Dopo qualche anno otterrà anche il cambio di nome e si risposerà, scomparendo per sempre e lasciando dietro di sé una magistratura stravolta da quella sentenza ancora oggi considerata un enigma nella storia della giustizia. La conferma che anche se un delitto non può essere catalogato come perfetto, può pensarci qualcun altro a renderlo tale. E per questa storia di oltre 100 anni fa è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi invito caldamente a iscrivervi al canale se siete arrivati alla fine del video e ancora non l'avete fatto. E ovviamente vi do appuntamento alle prossime occasioni. Restate in zona.